Buongiorno a tutti, come anticipato ieri, ora siamo al quarto e ultimo giorno di degustazione previsto in occasione appunto delle previste manifestazioni dei vini naturali e del Vinitaly 2020 che come sappiamo non può esserci. Ecco che quindi adesso degusteremo i vini degli ultimi soci, arrivati ultimi in tempo cronologico ovviamente, e sono appunto i vini della zona della Lombardia, della zona dell'Oltrecoppa Vese. Le soci, perché ci sono due donne, sono Cristina ed Elisabetta Doria, e hanno questi vigneti in una zona veramente straordinaria dell'Oltrepò, una scoperta anche per me, devo dire. Nella zona del Cru Montalto Pavese, quindi questo paese arroccato a circa 400 metri d'altezza, dove c'è anche un bellissimo castello, appunto il castello di Montalto. È una zona particolarmente vocata anche per il Riesling, che pian piano le sorelle stanno ricominciando a piantare. L'azienda è un'azienda storica che poi è stata divisa e sostanzialmente una parte viene gestita appunto dalle due sorelle. I vitigni coltivati sono sostanzialmente il Barbera, bellissima espressione, il Pino Nero e il Pino Grigio che diciamo un po' sostituito l'antica invece, cioè la più famosa varietà in questa zona, appunto del Riesling Renano e Italico. Quindi il progetto nuovo sarà quello di cercare di rimpiantare questa nuova varietà, questa vecchia varietà della zona, ecco, anche se sappiamo che non ha origini per Oltrepò. Ma in questo particolare Cru ha delle espressioni veramente straordinarie con dei vini di longevità importanti. Ecco, parliamo già di longevità perché questi sono vini che hanno bisogno di parecchio tempo di affinamento, il terreno è particolarmente indicato con una bella struttura, con una base di calcare e grazie alle tecniche della viniviluce che è da circa 4 anni che le stanno adottando, quindi questa è l'annata 2016, la prima annata in cui c'è stato il cambiamento. Anche qui sono terreni che erano gestiti secondo il metodo convenzionale della chimica di sintesi, e quindi diciamo che questo è il primo anno di conversione al metodo Vindiluce. E ha avuto una risposta importante, molto, molto interessante. Vedete che non sono entrati in cooperativa quest'anno, ma questa è l'annata che è ancora a marchio dell'azienda, non ha infatti nessun sigillo di garanzia rispetto agli altri che invece vi ho fatto vedere, per esempio, con uno qua dietro, ecco, questo è il sigillo di garanzia Vini di Luce, questo è il logo NOUS della cooperativa Vino Nuovo. Quindi questi invece non ce li hanno proprio perché un anno è troppo poco per ottenere questo sigillo di garanzia. Sappiamo che per ottenere questo sigillo di garanzia ci devono essere delle condizioni particolari. Oltre all'applicazione del metodo, bisogna che ci sia anche sul campo l'effettiva cambiamento, quindi ci deve essere una sostanza organica superiore al 2,5%, meglio 3, ci deve essere un carbonio organico che va dal 2 al 3%, ci deve essere un'attività microbiologica ben presente e oltre poi tutti gli aspetti anche tecnici delle uve. Ma l'importanza è la vitalità del terreno, che è quella che poi ci fa appunto produrre uve e vini molto legati al territorio e anche a un'induzione di resistenza alla malattia. Perché? Perché grazie a questa interazione con i microrganismi, dall'apparato radicale e tutti i prodotti formulati da noi, da Vini di Luce e fatti appunto dalla cooperativa, si
si crea un aumento delle fitoalessine, specialmente appunto del resveratrolo, che nella pianta sono le sostanze preposte all'autodifesa. Leggevo un articolo proprio in questi giorni in cui hanno dimostrato che chi beve regolarmente vino rosso ha meno, può ammalarsi, diciamo, a meno di incontrare sostanzialmente il virus famoso che sta un po' colpendo tutto il mondo, grazie a questi antiossidanti, specialmente al resveratrolo presente nei vini rossi. Quindi c'è una grossa diminuzione del rischio. Al di là di questo problema, noi sappiamo che resveratrolo e picetannolo e tutto il gruppo degli stilbeni, che sono queste sostanze sintetizzate dalla pianta preposte all'autodifesa proprio delle uve, poi se vengono gestiti con tutte le tecniche della vitiviluce, per esempio, quindi mantenendoli senza andare a toglierli con le chiarifiche o le filtrazioni o tutti gli altri sistemi invasivi, ecco che il nostro vino ha una capacità anche terapeutica molto importante e riconosciuta. Sappiamo benissimo del paradosso francese e di tutti questi studi che ormai è più di 20 anni che sono consolidati. Allora, cominciamo con il bianco, ovviamente. Questo è appunto l'azienda, comunque si chiama Mezzaluna, e questo è il bianco, che è il Pinot Grigio. Allora, l'annata 2016, abbiamo già detto, è un'annata molto calda. E qui ancora più calda. Diciamo che inoltre poi c'è stato proprio un cambiamento climatico importante con assenze di pioggia e molto molto caldo, tanto che in genere era la Sicilia la prima zona da cui si cominciava la vinificazione. È qualche anno che cominciamo a vinificare le uve partendo, cioè l'annata comincia dall'Oltrepò, per capire come sta cambiando il clima. E questa è appunto una maturazione importante, è quasi una sovramaturazione, e quindi una raccolta a piena appunto maturazione, e vediamo già il colore. Qui non fa macerazione con le bucce, fa solo un contatto prefermentativo questo vino. Al naso si sente molto la nota alcolica e la frutta matura, ecco, perché appunto anche questo sentore da frutta secca, no? Tipica di un po' di appassimento, perché le uve hanno subito appunto un leggero appassimento anche in pianta, visto da appunto le temperature elevate. Ha bisogno un po' di aprirsi anche questo vino, quindi è sempre meglio, ripeto, aprirlo almeno mezz'ora prima, anche se è un bianco. E sicuramente il giorno dopo è ancora meglio del giorno prima. In bocca si sente molto molto il calore dell'annata, quindi l'alcolicità. Questa invade tutta la bocca e lo mantiene proprio avvolgente in tutte le parti della bocca. Si sente questa frutta secca, anche un po' di mandorla amara che sale sul palato, e poi alla fine una grande sapidità che mantiene appunto sempre vibrante il vino, e viene voglia di prenderne e di bere un secondo bicchiere, nonostante sia particolarmente alcolico. Sì, va bevuto un po' più fresco di quello che sto bevendo adesso, e sicuramente è un vino da fine pasto, sicuramente non da aperitivo, e sì, quasi un vino appunto meditativo, da meditazione, sicuramente. Ha bisogno ancora un po' di bottiglia, è del 2016, quindi pensate un po' quanto
Questi vini hanno una potenzialità enorme e una capacità di invecchiamento molto interessante. La vinificazione, appunto, viene fatta, come dicevo, è un contatto in prece, poi una vinificazione tradizionale in acciaio, sfecciatura naturale per decantazione statica e poi fermentazione in vasche di acciaio. Rimane però a contatto delle fecce di fermentazione per almeno 6 mesi, quindi questo vino ha bisogno di appunto un contatto prolungato con le fecce per maturare bene. C'è anche da dire che abbiamo cominciato a fare delle macerazioni con questa tipologia di uva, soprattutto in queste condizioni, perché si presta, la maturazione essendo così importante e appunto l'uva così matura, si presta alle macerazioni. Quindi le annate successive abbiamo cominciato a fare macerazioni anche importanti. Quest'anno siamo arrivati anche oltre i 30 giorni di macerazione sul Pinot Grigio. Secondo vino, Masò, che è un Barbera IGT, quindi 100% Barbera. Sono vigne belle, molto interessanti, abbastanza vigorose, non tanto produttive, ma molto, molto radicate al terreno, e quindi vediamo anche la colorazione molto molto intensa, rosso rubino molto molto intenso. Ecco, il naso ha bisogno un po' di apertura, anche questo vino qua ha bisogno di essere ossigenato. Sempre stessa annata 2016, è un vigneto proprio a fianco del Pinot Grigio. Ecco, si sente subito una frutta matura, un sottobosco, molto intenso il profumo, molto intenso, c'è anche un po' delle note selvatiche che pian piano si aprono e emergono maggiormente i profumi di frutta matura. Bocca è pieno, caldo, una tenacità morbida, una bella acidità, una bella freschezza e anche una bella mineralità finale. Quindi questo è un vino che ha una gradazione alcolica di 14 gradi, ma la sua struttura li fa percepire veramente poco, cioè, quindi c'è una grande struttura, una grande frutta anche al naso e in bocca e una tannicità mai esagerata, quindi per carni più delicate come filetti va veramente, è un ottimo abbinamento. Quindi secondo i piatti e di carne pregiata sicuramente. Anche il secondo bicchiere, ecco, aumenta le sensazioni iniziali del primo bicchiere. Quindi Masò 2016. Ora assaggiamo il Pinot Nero. Ecco, questo è da pochissimo che è in commercio. Il Pinot Nero ha bisogno di molto molto tempo prima dell'uscita, soprattutto questo Pinot Nero in questa zona. Mezzaluna ha vinto anche un importante riconoscimento per un Pinot Nero fatto 10 anni fa, che è il risultato migliore della zona. Tanto per dire di quanto si presta all'invecchiamento e quanto anche questi vini hanno bisogno di attendere il momento giusto. Ecco, è molto espressivo al naso ricorda proprio il Pinot Nero, quindi con tutti i descrittori tipici del Pinot Nero, cioè anche una nota
po' selvatica che pian piano, va diminuendo, aumentano anche un po' di spezie, molto intenso, molto strutturato, si sente che è un pino nero anche concentrato. Infatti la 2016 è stata un'annata, appunto dicevo, calda, con un'esaltazione, una concentrazione dei frutti e dei gusti delle uve, quindi dei vini. Questo pino nero fermenta in vasche di cemento come il Barbera. Sono dei rimontaggi leggeri, si lavora molto di infusione, a temperature abbastanza basse e con non troppa ossigenazione, per cercare di mantenere il più possibile il gusto del frutto. Ha un bel frutto in bocca e a naso, appunto dicevo, in bocca è ancora un po' di tannicità, non fa legno, fa solo cemento, qui sono quasi 30 giorni di macerazione sulle bucce e poi un affinamento sempre in vasca di cemento. La cantina ha appunto queste vasche di cemento che riescono a garantire nei vini un certo stato di microossigenazione, tra virgolette, importante. Abbiamo visto una notevole differenza tra la vinificazione in acciaio e in cemento e abbiamo sicuramente scelto il cemento perché c'è un migliore aspetto ossido riduttivo, diciamo. Dopo la seconda bevuta si accentua ancora di più le caratteristiche appunto della prima, con un po' di ossigenazione si esaltano questi profumi. In bocca è un pino nero veramente strutturato, concentrato, e siamo agli inizi, nel senso che si sente ancora un po' di tannino che va a creare sensazioni un po' di astringenza intorno al palato e sotto le labbra, sostanzialmente. Quindi questo pino nero ha bisogno di essere abbinato a qualcosa di importante, e quindi qualche piatto ben elaborato a base sempre di carne. E è sicuramente un vino di lungo invecchiamento. Noi abbiamo concluso questo ciclo di degustazioni. Voi sapete dove poter acquistare, se volete, questi vini. Lo potete acquistare direttamente o presso l'azienda, appunto, di Mezzaluna, che si trova a Montalto Pavese, oppure attraverso i circuiti della cooperativa Vino Nuovo, che sono il punto vendita dove ci troviamo, che è in via Colomba 62, a Colonio Licolli, in realtà a qualche metro a confine con Soave, quindi siamo a 3 km dall'uscita dell'autostradale di Soave nella statale che collega Verona a Vicenza, oppure presso il sito internet www.vinibuonibio.it. Grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.